Ecco, per chiudere, un messaggio che vuole dare ai telespettatori. Non vi fate fregare e votate liberi, nel senso che è una bella occasione, una bella opportunità, se state immaginando il PD come un orizzonte nel quale credere, allora accostatevi all'opportunità di domenica, ma accostatevi con il massimo di autonomia e con il massimo di responsabilità. Ecco, io vorrei anche invitare coloro che hanno maturato scelte diverse ad aiutarci a non inquinare il voto, insomma. Vorrei, diciamo, fare un appello al rispetto reciproco. Io penso che una società, una cultura, una democrazia crescano anche rispettandosi reciprocamente, rispettando anche gli sforzi che ciascuno mette in campo. Io penso che in questo momento noi stiamo mettendo in campo uno sforzo particolarmente importante, perché ci stiamo esponendo al giudizio dei cittadini. Vorrei che questo sforzo venga rispettato anche da coloro che magari del PD non condividono nulla. Bene, Assessore, io la ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi dell'opportunità, molto bella. Grazie, grazie, e ovviamente un saluto a tutti voi amici di Canale 7.